E dopo un bel po' di tempo torniamo a parlare dei calciatori che seguo, serie che ovviamente va avanti in relazione ai giocatori che non dico trovo, ma che comunque riesco a visionare in un modo o nell'altro. Già comunque sono usciti tanti episodi e adesso c'è solamente da andare avanti. Partiamo subito senza perderci in chiacchiere, oggi sono veramente tanti. E partiamo, tra l'altro, da un calciatore che conosciamo discretamente bene perché milita nel Cosenza Primavera e, come avete visto, parliamo di fatta trequartista, classe 2004, giocatore con peculiarità offensive, buone doti tecniche, sta crescendo tanto, sono diversi i gol realizzati, anche gli assist forniti ai compagni. Batte i calci di rigore spesso e volentieri, giocatore che, come dicevo, sta crescendo e chissà che in futuro non possa ottenere spazio anche magari in prima squadra. Vedremo un po', però, giocatore che giorno dopo giorno, match dopo match, cresce notevolmente. Altro calciatore valido a questo punto, però, aspettate che alzo la luminosità, magari si vede leggermente meglio. Sì. Altro giocatore molto valido che milita invece in Bundesliga, quindi due livelli un po' differenti, è Maina del Colonia. Parliamo di un esterno destro, classe 1999, giocatore che sta disputando una buona stagione, sono infatti diversi gli assist messi a referto, calciatore tecnico, abbastanza veloce e che sicuramente si sta rivelando come un buon profilo per quanto riguarda il panorama tedesco, in particolare per squadre come il Colonia che militano in una nella zona centrale di classifica, ecco. Profilo che comunque sto seguendo e che mi intriga. Adesso andiamo in Inghilterra, in particolare in casa Brighton, perché sta esplodendo. Aspettate un attimo che metto a metà, così si vede meglio. Sì. Sta esplodendo la stella di Ivan Ferguson, attaccante 2004 che De Zerbi in particolare ha lanciato dal suo arrivo, attaccante molto fisico, tra l'altro ha segnato anche in nazionale con l'Irlanda alle prime apparizioni, giocatore che sta crescendo tantissimo, come dicevo fisico, bravo quindi nei contrasti aerei, ma in particolare poi nei colpi di testa, giocatore che segna anche tanto in relazione al numero di presenze limitate che ha raccolto finora in un campionato comunque di altissima caratura come la Premier. Devo dire che è molto bravo anche nei movimenti offensivi e molto intelligente da questo punto di vista qui ed è una caratteristica importante per un giovane di quel calibro. 2004 che sta crescendo tantissimo e che credo merita di continuare così senza grandi pressione. A questo punto ci spostiamo in Serie B, parliamo di Pietro Beruatto, terzino che forse avevamo già anche riportato sul canale, però non mi ricordo onestamente, quindi al massimo ne riparliamo. Comunque, giocatore che sta facendo bene ormai da diversi anni in Serie B, tra le altre anche ex Juventus, classe 98, quindi ormai non più giovanissimo, però un terzino di spinta che da manforte alla fase offensiva della squadra, arriva spesso anche al tiro da fuori. Giocatore tecnico e uno dei terzini comunque migliori in categoria, in particolare sulla fascia sinistra. Adesso andiamo in casa Brescia invece per trattare di Nicolas Galazzi, ala classe 2000, calciatore anche agli tecnico che milita in un Brescia in grande difficoltà dal punto di vista dei risultati in questo momento, giocatore di qualità che sta facendo bene in termini di bonus, assist e gol realizzati. Certo, può fare ancora meglio, però è un 2000 e in queste sue prime apparizioni in cadetteria devo dire che sta dimostrando di essere un giocatore certamente valido. Andando avanti, parliamo in questo caso di Verona. Ben due calciatori, Ilic che non lo è più, ma nel momento in cui l'ho messo in questo mio album militava ancora nel Verona. Parliamo di un centrocampista classe 2001, giocatore giovane che sta facendo bene. Ora con Juric a Torino potrebbe, secondo me,
confermarsi, parliamo di un giocatore tecnico, ottime qualità, buona visione di gioco. Lì a centrocampo può sicuramente fare la mezzala, volendo anche il regista, anche perché è abbastanza fisico, quindi sulle seconde palle può lavorare bene. Buon tiro ed è un centrocampista che è stato anche monitorato da diversi club importanti in Serie A. E chissà che dopo questa parentesi a Torino non possa ancora fare un salto ulteriore in avanti. Così come anche il buon Josh Doig, terzino 2002 scozzese che il Verona ha preso in estate dal panorama scozzese, che sta facendo veramente bene. Tanta spinta, discreta qualità, perché tecnicamente può migliorare ancora, però velocità, spinge tanto, come dicevo. Ed è un giocatore che secondo me in prospettiva può ancora crescere tanto. Anche in fase difensiva deve un po' migliorare, però parliamo di un giocatore che è bravo anche nei cross. Comunque, sicuramente profilo interessante che in particolare secondo me in un centrocampo a 5 come quinto potrebbe veramente essere molto, molto utile. Altro giocatore che sta facendo benissimo e che giustamente lo ha prelevato il Chelsea è Udogie. Terzino 2002, che attualmente milita all'Udinese, come dicevo, di proprietà del Chelsea, e andrà infatti in Inghilterra in estate. Calciatore di grande prospettiva anche per la nazionale italiana, perché parliamo di un esterno di spinta, di qualità, che porta tanti bonus, arriva spesso a riempire l'area di rigore, ha comunque tecnica, qualità. È un giocatore molto valido, fisico. Come dicevo, può fare sicuramente il terzino in un centro, in una difesa a 4, ma anche volendo il quinto a sinistra, l'esterno offensivo alto, anche perché sia caratteristiche offensive, però nell'uno contro uno, in termini di accelerazione, non ha quelle caratteristiche lì, però è un giocatore anche egli molto valido e che, ripeto, giustamente andrà a fare questa esperienza poi in Premier. Altri calciatori veramente interessanti che stanno facendo benissimo ormai da tempo in Serie A: Lorienté, che il Sassuolo ha prelevato dall'Orient in estate alla classe 98, calciatore che è arrivato per rimpiazzare Boga e sta facendo altrettanto bene, tantissimi gol, tantissimi assist, giocatore che negli ultimi metri può e riesce a essere molto decisivo. Grazie alle sue qualità, grazie alle sue giocate, bravo in uno contro uno. È un calciatore che sicuramente può ancora fare meglio, però al suo primo anno di Serie A sta dimostrando di essere un profilo veramente, veramente intrigante. Così come anche Lewis Ferguson, altro calciatore che il Bologna ha prelevato dalla Scozia, così come Doig nel caso del Verona. Parliamo di un centrocampista classe 99, già si stava mettendo in luce ai tempi dell'Aberdeen, e ora anche in Serie A sta dimostrando di essere più che valido, bravo negli inserimenti, bravo tecnicamente, ha comunque un buon fisico come ogni diciamo calciatore scozzese che poi milita nei vari campionati. Sta segnando, devo dire, anche tanto, con buona continuità per il ruolo di mezzala barra trequartista, che in particolare oggi Thiago Motta in cui lo sta utilizzando, ed è un calciatore anche abbastanza bravo nell'uno contro uno, comunque nei dribbling, per cui ha ancora ampi margini di miglioramento, però parliamo di un ottimo calciatore classe 99 che sta facendo già molto bene. Così come anche Baldanzi, quest'anno esploso all'Empoli, adesso milita anche nell'Under 21, trequartista classe 2003, calciatore molto bravo tecnicamente, che può giocare da seconda punta, può giocare da tre quarti perché comunque arriva spesso al tiro, arriva spesso in area di rigore, ha ottima visione di gioco, è un giocatore che comunque sta segnando tanto e ha grandissima prospettiva secondo me. Certo è un pochino bassino se vogliamo, però ha tanta qualità e credo meriti certamente squadre che lo possano valorizzare, e l'Empoli è una di queste. Poi ho voluto riportarvi anche Di Marco perché lo reputo un ottimo esterno, infatti Inzaghi lo sta utilizzando come quinto a sinistra, giocatore che è cresciuto tantissimo tecnicamente parlando, è un classe 97, quindi non più giovanissimo, però è uno dei migliori in quel ruolo in Serie A, ha tecnica, ha tiro,
segna, diversi sono gli assist, ovviamente corsa, ed è un giocatore bravo anche in fase difensiva, per cui certamente uno dei migliori in quel ruolo nel nostro campionato. A questo punto torniamo un po' a parlare di giocatori, diciamo, un po' più poco conosciuti, in particolare mi riferisco a Galeandro, ci spostiamo in casa Alessandri in questo caso, attaccante seconda punta classe 2000, giocatore ex Albino Leffe, che sono ormai diversi anni che milita proprio in terza serie. Devo dire buoni numeri fino a questo momento, certo la doppia cifra è un po' lontana, però un giocatore di buon livello per la categoria, ha discrete qualità tecniche e credo possa ancora crescere e confermarsi come giocatore di, ripeto, ottimo livello per quella che è la Serie C. A questo punto scendiamo di categoria, ci spostiamo nel girone di Serie D. Un giocatore di cui voglio parlarvi è Furina, che sta facendo molto bene all'Ocri, come direi quasi tutti i calciatori che quest'anno militano nell'Ocri, vista la stagione straordinaria. Furina è un attaccante classe 2002, ex Catanzaro, giocatore che sta facendo bene, può sia giocare come prima punta, ma Mancini lo sta utilizzando spesso come esterno d'attacco, calciatore che comunque segna, anche se potrebbe fare di più in fase realizzativa, però tecnicamente discreto, per la categoria, certamente un profilo importante, anche perché under, per cui giocatore assolutamente valido. Discorso similare anche per Limonelli. Parlando di Acireale, parliamo di un trequartista, in questo caso classe 2003, anche agli under, con buone qualità tecniche, veloce, certo in termini di reti e anche di assist può fare di più, però è un under che sta crescendo e devo dire anche abbastanza bene. Rimanendo in categoria, altro giocatore intrigante è Corbisiero, in casa Mariglianese. Parliamo di un giocatore anche agli under, alla classe 2003, milita in una Mariglianese in grande difficoltà in termini di classifica, però lui è un calciatore certamente molto brevilineo sulla falsariga di Baldanza a livello di altezza, però ha qualità tecniche abbastanza importanti, è un giocatore comunque anche abbastanza rapido, certo in termini realizzativi può ancora fare di più, però ha tempo per crescere vista l'età. Altri giovani molto interessanti, andiamo in casa Lione, certamente vi riporto Lepenaud, centrocampista mediano classe 2002, bravo in entrambe le fasi, sia in termini di possesso che di non possesso, qualità e quantità. Buon centrocampista, può ancora crescere, sta raccogliendo già diverse esperienze al Lione e credo possa ancora migliorare tanto. Quindi, dall'altro milita anche nell'Under 20 francese, è un giocatore che ha ampi margini di miglioramento e già sta dimostrando le sue qualità fino a questo momento. Andando avanti, parliamo invece di Portogallo ed in particolare di Henrique Pereira, ala esterno offensivo classe 2002 che milita nella seconda squadra del Benfica, nel Benfica B, calciatore comunque secondo me valido, buone qualità tecniche, bravo quindi nei cross, corsa, resistenza, è un calciatore valido, vedremo se col tempo riuscirà a trovare spazio in prima squadra dove comunque in termini di qualità offensiva il Benfica è messo veramente bene. Ecco, chissà che Pereira non possa inserirsi con il tempo dimostrando le sue qualità che comunque secondo me sono presenti e sono importanti. A questo punto ci spostiamo in Scandinavia, due calciatori molto intriganti dal mio punto di vista. Il primo è Erik Kitolano, che non si vede bene, però parliamo di un centrocampista classe 97, calciatore norvegese che milita nel Molde. Formazione norvegese, una delle più importanti in Norvegia, se non la più importante. Parliamo di un calciatore non più giovanissimo, però una buona mezzala che ha particolari caratteristiche offensive.
Infatti segna spesso, spesso arriva a concludere, buone qualità tecniche, giocatore secondo me valido del molde. È interessante anche la figura di Mikkelsen dell'Hammarby, quindi andiamo in Svezia, in questo caso attaccante che milita nell'Under 21 norvegese, è un classe 2000, giocatore ripeto di buon livello, che segna con grande continuità, almeno all'Hammarby sta facendo molto bene. Bravo nelle conclusioni, in area di rigore si fa sentire, è un ottimo attaccante e credo possa ancora fare meglio. Vedremo se per lui si apriranno le porte dell'Europa oppure no. Anche lui brevilineo, però ripeto, giocatore che sta dimostrando di avere delle qualità tecniche importanti, quindi potrebbe farsi così vedere. A questo punto prospetti e andiamo in conclusione. Partiamo da un calciatore secondo me molto interessante che è Nicolò Pisilli della Roma in primavera, milita infatti nel massimo campionato giovanile italiano, centrocampista classe 2004 che sta facendo molto bene alla Roma, tanti sono i bonus realizzati fino a questo momento, calciatore di qualità che spesso si inserisce e che dà manforte così alla fase offensiva della squadra. Secondo me è un ottimo prospetto anche in nazionale, ovvero in Under 19 con Zorato sta facendo bene, si sta dimostrando un giocatore valido, per cui profilo secondo me da seguire. Così come anche Lipani, che attualmente milita nel Genoa, parliamo di un centrocampista classe 2005, calciatore anche egli tecnico, buone qualità, discretamente bravo anche in diciamo fasi non possesso, certo nei movimenti, vista l'età, deve ovviamente migliorare, è però un 2005 e secondo me merita di giocare in campionati anche più probanti rispetto a quello primavera che purtroppo non è per niente diciamo utile o comunque è poco utile per questi calciatori in ottica di crescita perché purtroppo il livello è ancora abbastanza basso e gli stessi addetti ai lavori sono i primi a confermare ciò. Giocatore comunque di ottima prospettiva che sicuramente potrà dire la sua in futuro. E altro prospetto secondo me veramente interessante risponde al nome di Nicolò Gariani che ho visto anche negli ultimi giorni nell'amichevole tra Italia e Germania Under 19, parliamo di un ottimo centrocampista, bravo in entrambe le fasi, in particolare in fase di recupero palla, di interdizione. Devo dire che legge molto bene i movimenti, molto intelligente dal punto di vista tattico, discreta anche qualità tecniche. All'Atalanta sta facendo bene, è un giocatore molto, molto valido, ha un buon senso della posizione. Secondo me ha ampi margini di crescita. E all'Atalanta potrebbe assolutamente crescere tanto. Comunque parliamo di un 2007, ragazzi, quindi giovanissimo e credo possa veramente dimostrare le sue qualità. E nonostante poi abbia anche un fisico ben piazzato che gli permette anche di dire la sua in partite sporche sulle seconde palle. E chiudiamo con un giocatore secondo me molto interessante, ovvero Mohamed Damar. Parliamo di un trequartista. Classe, comunque milita nell'Under 16 italiano, ho detto Under 19 perché Under 16 italiano. Comunque concludendo, Damar, parliamo in questo caso di un trequartista 2004, anche egli molto giovane, che gioca nell'Hoffenheim in particolare, ma anche nelle nazionali tedesche, calciatore valido tecnicamente, parliamo di un giocatore di qualità che può ancora crescere tanto, in prima squadra finora non ha trovato troppo spazio con l'Hoffenheim, però ci può anche stare, vista l'età. Parliamo di un giocatore però valido che batte e sa battere anche i calci di punizione in maniera pericolosa e quindi profilo secondo me interessante da seguire e valutare nel corso del tempo. Io, arrivati a questo punto, mi fermo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.